Benvenuti a questo nuovo filmato. Ci occuperemo di sweep. Lo sweep è una delle quattro modalità di costruzione di oggetti solidi partendo da geometrie bidimensionali. Estrusione e rivoluzione li abbiamo già conosciuti durante il corso. Rimangono appunto le altre due che sono lo sweep e il loft che faremo nel prossimo filmato. Sweep e loft che hanno una particolarità rispetto a estrusione e rivoluzione, vogliono cioè almeno due schizzi. Per poter costruire un modello solido con queste due metodologie, con queste due tipologie di comandi, occorre disporre di almeno due schizzi. E qui vedete subito un esempio. È predisposto, i due schizzi ci sono e sono predisposti per ottenere un oggetto abbastanza semplice, che è la graffetta fermacarte che abbiamo tutti più o meno sul nostro tavolo. In questo caso abbiamo un pad chiuso, una circonferenza, che è l'oggetto da estrudere, e un pad aperto, che è questo, che è questo percorso, che sarà la traiettoria che questo cerchio seguirà per costruire lo sweep dell'oggetto. Gli sweep possono essere fatti quindi con traiettorie aperte, e poi vedremo un secondo esempio di traiettoria chiusa, quindi la traiettoria può essere sia aperta che chiusa, sempre avendo un solido come risultato. Mentre il profilo da estrudere può essere aperto e allora avremo una superficie come risultato, o può essere chiuso, in questo caso un cerchio è chiuso, e allora avremo un solido. Chiaro che possiamo anche con il cerchio costruire una superficie, però se il profilo è aperto possiamo avere solo una superficie, se il profilo è chiuso possiamo avere sia una superficie sia un solido. Un'altra nota prima di partire: qui io ho fatto coincidere il centro geometrico del cerchio con l'inizio del path di sweeping. Allora, questo in realtà non è necessario, perché lo sweep parte lo stesso, parte dal profilo e andandosi a cercare con una certa logica il path. Se il path non passa da dentro il profilo, viene costruito lo stesso. Però si possono avere dei risultati un po' strani. Allora, al di là del fatto che non è necessario, io però vi suggerisco di far coincidere il centro, l'inizio o la fine, se volete, del path, o un punto qualsiasi del path, se il path è un path chiuso, di farlo coincidere con il centro della geometria che volete estrudere. Questo per evitare degli strani risultati. Magari poi vi farò anche vedere che cosa succede spostando questo cerchietto che è la sezione da estrudere, spostandola per esempio lateralmente. Allora, passiamo a vedere come funziona il comando. Quindi lanciamolo, si trova qui, sweep. Vedete che automaticamente sceglie il profilo, è piccolo, si vede poco, ma è questo verde, è il nostro profilo, quindi lui ha già capito, ci sono solo due schizzi, ha già capito qual è il profilo. Poi ci chiede di scegliere, è già predisposto di scegliere il percorso. Io vado sopra col mouse vicino, ecco, e lui la evidenzia come traiettoria di sweep. Ottimizza per selezione singola. Qui non fa nessun effetto perché, essendo tutto raccordato, in sostanza, ed essendo uno schizzo, tutta questa parte di traiettoria viene presa con un unico clic. Quindi io la seleziono e lo sweep viene creato. Viene creato e qui io posso ancora in preview, posso, perché io ho settato il preview, posso farlo a superficie, posso farlo a solido. Posso cambiare il tipo di profilo, ma vedete che sostanzialmente questo tipo di profilo parallelo, questo è il profilo iniziale, sarebbe la curva. Il profilo parallelo vuol dire che rispetto al piano del profilo la duplicazione e l'estrusione avviene in qualche maniera mantenendo sempre lo stesso parallelismo fra i vari
fra le varie sezioni. È chiaro che qui non può funzionare e quindi non me la fa vedere in anteprima, quindi dobbiamo per forza tornare al percorso e vedete che questa simbologia vuol dire che io quando curva il percorso mantengo sempre perpendicolare tra il percorso e il profilo. Poi qui ci sono diversi tipi di traiettorie. Per il momento e in questo filmato ci occupiamo, lasciamo solo traiettoria, quindi il tipo non lo cambiamo mai. Posso cambiare rastremazione o torsione, ma su un profilo circolare poco vedo, sulla rastremazione è troppo lungo anche per 1 grado per vedere gli effetti. Ah no, ecco, a crescere funziona, però ci siamo giocati. Dunque, quello che fa sostanzialmente è quello di man mano ingrandire, vedete? Ingrandire quindi primo giro. E questo ancora, poi gira, poi fa così e poi qui si sta ingrandendo fino a diventare molto molto grande. Vediamo se con un angolo più piccolo riesco a giustificare meglio questa rastremazione. Ecco che adesso la vedete, quindi ogni passaggio l'angolo lui fa ingigantisce il profilo circolare mantenendo un angolo, una crescita di 0,5, di 0,25, lo vedete ancora meglio, però chiaramente in questo momento diciamo, lasciamo 0 per avere la nostra graffetta. E torsione, questa non ve la faccio nemmeno vedere perché non avrebbe nessun significato su un profilo da estrudere di tipo circolare. Quindi diamo l'ok e il nostro oggetto, la nostra graffetta è pronta per essere usata. Qui abbiamo visto l'estrusione di una sezione chiusa, e quindi poteva fare sia solido che superficie su un percorso aperto. Ho preparato un altro file. Il file è questo, un parallelepipedo raccordato, quindi un parallelepipedo raccordato. In mezzeria su questo piano ho costruito un profilo, l'ho fatto circolare perché è più veloce da fare, con diametro 0,5. E anche qui vedete, ho fatto in modo di mettere il centro del profilo sulla traiettoria. Adesso vado a fare lo sweep, quindi qui io farò uno sweep lungo tutta la traiettoria, quella rossa che borda questa superficie. Farò uno sweep su questa traiettoria. Allora, sweep, il profilo l'ho già beccato, ottimizza per selezione singola, non serve perché in ogni caso che io metta il flag o non il flag, la trova come un unico spigolo. Do l'ok. Seleziono e al solito posso fare una superficie, non lo faccio, faccio un solido e posso farlo e qui non l'avevamo visto prima perché non c'era nient'altro sotto per farlo, posso fare unisci, sottrai, interseca, cioè posso usare gli stessi operatori booleani per gestire l'aggiunta, la sottrazione o l'unione di questo solido. L'intersezione di questo solido. Io adesso lo faccio con sottrai, così vedete un pezzo abbastanza simpatico, sempre mantengo il percorso parallelo, non posso far diversamente perché questo sparirebbe, mantengo il tipo traiettoria e l'orientamento a percorso, non faccio angoli, non ha senso, in questo momento non mi interessa, do l'ok e l'effetto finale è quello di aver scavato con 1/4 di cerchio il nostro solido iniziale. Allora, nel primo caso ho fatto uno sweep solido, quindi sezione chiusa, solido lo sweep su una traiettoria aperta. Nel secondo caso ho fatto uno sweep a sottrarre su uno spigolo dell'oggetto, sempre di un profilo chiuso che vediamo lo sweep si è portato dentro. Quindi profilo chiuso, circolare, spigoli dell'oggetto. Quindi path chiuso, a sottrarre. Torniamo sulla nostra graffetta che tutti abbiamo sul nostro tavolo e vediamo che cosa succede se questo profilo da sweepare, da estrudere, non fosse stato con il centro coincidente con il profilo, la linea di estrusione, la traiettoria di estrusione. Allora, per farlo, o rifaccio il disegno o smonto questo sweep. E diciamo che potrebbe anche essere interessante che voi vediate come si smonta uno sweep. Allora, per prima cosa,
Lo sweep quando lo faccio prende, si prende dentro, si include, ingloba gli schizzi. Quindi per prima cosa vado qui e condivido lo schizzo in maniera da farmene una copia fuori. Lo stesso faccio per lo schizzo 2, condividi schizzo, me ne faccio una copia fuori. A questo punto lo sweep lo posso eliminare. Quindi elimina e mi rimangono le due, il profilo da sweepare, da estrudere e la traiettoria di sweep. Allora, io l'ho fatto, se accendo il punto centrale, l'ho fatto mettendo tutte e due, lo schizzo 1 e lo schizzo 2, a partire da quel punto lì. Quindi, e credo anche che il punto da cui parte lo schizzo 2 sia la proiezione del punto centrale dello schizzo 1, per cui per spostare lo schizzo 1 in realtà mi conviene, perché se lo sposto probabilmente si porta dietro anche la traiettoria, mi conviene spostare la traiettoria, quindi agisco sullo schizzo 2, modifica. Non so se sono stato chiaro per come l'ho costruito, ripeto, per come l'ho costruito, la traiettoria parte dalla proiezione del centro dello schizzo. Se io adesso prendo lo schizzo e lo sposto, dello schizzo 1, se io prendo lo schizzo 1 con i cerchi e lo sposto, la traiettoria gli va appresso, per cui quello non sarà il sistema per dividere i due schizzi, ok? Quindi quello che devo, non devo agire sull'1, cioè nel profilo da sweepare sul cerchio, ma devo agire sullo schizzo 2, cioè sulla traiettoria. Quindi è qui che vado a modificare. Modifica schizzo, eccolo lì. Vedete il punto che dovrebbe essere il punto che, se adesso io tolgo, vediamo se punto. Questo, ok, rendo la traiettoria libera, tre quote necessarie, adesso la prendo e me la porto via. Ok, vedete che ha mantenuto, è proprio, l'ho staccata dal punto a cui era attaccata, e adesso mi rifaccio, vediamo se ho questa proiezione. Facciamo che spegniamo lo schizzo 1. Credo che questo sia un punto dello schizzo 2 e quindi possiamo quotare questo rispetto a questo punto. Mettiamolo a 5 e anche allineiamo, ho la quota verticale 0, preferisco allineare. Allora, una quota necessaria. Vediamo perché. Allora, spostiamo questo che qui mi dà fastidio. Quando fa così è di una simpatia altamente simpatica. Vabbè. Adesso ce l'ho fatta, perfetto. Poi continua a dire una quota necessaria. Accendiamo i gradi di libertà, eccolo qua. C'era un allineamento, questo finiva pari questo. Rimettiamolo, quindi vediamo se è quello giusto. Ok, questo con questo. Adesso è completamente vincolato. Concludi schizzo. Riaccendiamo lo schizzo 1. Quindi ho fatto quello che volevo fare, cioè ho tolto il profilo da sweepare. Alla fine lo sweep è un'estrusione sul percorso, comunque, quindi anche, posso dire anche il profilo da estrudere, l'ho tolto dall'avere concentricità con il punto finale della traiettoria. Adesso provo a fare uno sweep, lo sweep, sempre sul percorso, il profilo l'ha già beccato, il percorso è questo, ecco, il risultato è questo, che non è essenzialmente quello che ci aspettavamo, perché lui ha preso e ha deformato tutto. L'avere spostato, e tra l'altro mi dice anche, guarda che la traiettoria non interseca il profilo. Per risultati ottimali il profilo dovrebbe intersecare la traiettoria. Continuare, sì, se continuo lo fa così, ma in realtà mi ha deformato tutto l'oggetto, non è quello che avevo disegnato io. Questo non è una clip, è un fermacarte. È un fermacarte gigante, da circa 5, cos'è?
un fermacarte da 2 centimetri, che non si può anche utilizzare, ma ok. Quindi abbiamo visto anche cosa succede nel caso traiettoria e schizzo non abbiano una posizione relativa congrua, come diciamo la prima esecuzione di questo comando. Chiudiamo le misure e andiamo a vederci un po' di opzioni del comando sweep, anche se qualcosa abbiamo già visto. Il file è questo e si chiama opzioni sweep. Allora, qui ho fatto il profilo da sweepare, che è un rettangolo 7x3, e la traiettoria è una spline. Allora, la traiettoria è fatta sul piano XY, vedete che si evidenzia a sinistra in alto il nome del piano, si legge poco, e a sinistra sul browser si evidenzia piano XY, mentre il profilo da sweepare è stato fatto sul piano XZ. Allora adesso spegnerò i piani, tanto per capirci, questa è la vista dall'alto e questa è la vista laterale. Ok, torniamo alla nostra assonometria, spengo i piani e incominciamo a vedere lo sweep. Chiaramente lo schizzo della spline non è completamente vincolato, vabbè, non si fa. Lo faccio, l'ho fatto per non perdere troppo tempo a preparare anche l'esercizio. Allora, sweep comunque funziona lo stesso, al massimo se aggiungiamo tante lavorazioni è lì che può cadere il disegno, su una va. E questo è quello che da solo ha fatto con quelli che sono i default, quindi si è trovato il profilo, si è trovato il percorso, ha messo il percorso sempre con il profilo perpendicolare, ha fatto un solido, la stremazione 0,0 e traiettoria. Se ottimizzazione per selezione singola non cambia niente perché tanto una è la curva, così al massimo ho un tubo forato all'interno, cioè c'è una superficie, teniamoci il nostro solido, proviamo a fare parallelo. Allora, qualcosa è cambiato, qui possiamo vedere come cambia l'orientamento. Cosa fa parallelo? Beh, sentite, il grafico è questa figurina qui è straesplicativa. Mantiene tutte le sezioni lungo il profilo, lungo la traiettoria, parallele fra di loro. E quindi tutte le sezioni vanno lette, quindi questa è la sezione iniziale, questa è la sezione finale e sono perfettamente uguali 7x3. E se io le taglio con tutti i piani paralleli a questo piano, che è il piano ZX, trovo tutti rettangoli 7x3. Okay? Mentre così, no, i rettangoli sono 7x3, ma ruotano, sono perpendicolari localmente, mentre questi no, si mantengono tutti paralleli a questo piano qui. Attenzione, 7x3 paralleli a questo, 7x3 perpendicolari al profilo. Ok, rastremazione, diamogli una rastremazione di meno 1 e vedete, facciamola anche un po' più grossa, meno 2, che cosa succede? Pian piano quel 7x3 diventa 6,9x2,9, non so, sparo a caso, pian piano si rastrema, cioè con quell'angolo che gli ho dato di 2 gradi diminuisce di dimensioni, quindi alla fine se io confermassi sarebbe meno di 7 e meno di 3, di quanto non lo so, bisognerebbe andarlo però di parecchio. Può succedere anche con un angolo un po' grosso, ecco, che finisca prima, dandogli un angolo di rastremazione molto più grosso, che finisca prima. Vabbè, ok, stiamo giocando. E l'altro invece interessante è la torsione. Se gli do una torsione di 90 gradi, che cosa succede? Che quello che inizialmente era diretto come Z7 è diretto alla fine come non dico X, ma diciamo come piano perpendicolare, come direzione perpendicolare a Z. Ok? E non è completamente definito, comunque diciamo 7 qui sta orizzontale, 7 qui sta verticale, così ci capiamo. Praticamente ha preso l'oggetto e man mano che andava a swipparlo lo ha ritorto su se stesso, lo ha fatto girare su se stesso. Ripeto, meno 90 non lo riesce a fare,
E questo è dovuto alla forma della curva. Questo può succedere, quindi in negativo probabilmente può andare fino a, vediamo se meno 45 lo fa. Sì, vedete, meno 45 lo fa, ma già fa, perché poi a un certo punto si va a intersecare, quindi non riesce più a lavorare. Vabbè, rimettiamolo a zero. Questo comando sweep, quindi noi l'abbiamo visto solo come tipo traiettoria guida, tipo traiettoria e superficie guida, lo vedremo in un altro filmato, però questa volta del corso avanzato. Quindi nel corso base di modellazione con Inventor ci fermiamo allo sweep per traiettorie. Io avrei finito, piccolo riepilogo veloce, sweep, due schizzi bidimensionali. Uno serve da entità da estrudere, l'altro serve da traiettoria dell'estrusione. Le opzioni sono raccolte tutte qui. Un warning: è meglio che il profilo da sweepare abbia un punto in comune con la traiettoria, altrimenti ricordatevi che cosa è successo. Quello che si può ottenere è qualcosa di diverso da quello che ci aspettavamo. Ok, al solito se avete imparato qualcosa, se vi è piaciuto il filmato, mettete un like al filmato, mettete anche un bel mi piace al canale, iscrivetevi al canale. Io non mi resta che augurarvi buon lavoro e arrivederci al prossimo filmato.